Ciao ragazze, questo è un make-up tutorial sui toni del verde e del rosa. È un trucco che ho fatto ispirandomi alla primavera, quindi ho usato un po' i colori che mi ricordavano la primavera. Il tutorial è in collaborazione con una ragazza che anche lei fa i video qui su YouTube, si chiama La Sindina. Faremo un trucco per tutte e quattro le stagioni, iniziamo appunto con la primavera che sta iniziando proprio adesso. Io vi faccio vedere in velocità il trucco, spero davvero tanto che vi piaccia e devo dire che a me piace molto. L'ho fatto con la palette 88 colori della Zoeva Matte che finalmente è arrivata dopo 2 mesi di attesa e indovinate un po', mi è arrivata con un colore rotto. Vi faccio vedere. Questo velo qui, non so se riuscite a vederlo, ma comunque è rotto ed era spappolato un po' dappertutto. Comunque almeno ce l'ho tra le mani perché cominciavo davvero a pensare che non sarebbe mai arrivata. Una cosa che ho notato è che adesso il marco gliel'hanno messo qui sopra, è inciso proprio nella palette, cosa che prima non c'era nelle palette vecchie. Quindi sì, ho approfittato dell'arrivo della mia nuova palette per fare questo trucco. E niente, vi lascio il tutorial, se vi piace il trucco seguitelo. Ciao! Partiamo applicando una base per gli ombretti. Uso la Primer Potion della Urban Decay. La stendo su fino sotto il sopracciglio e sulla rima inferiore delle ciglia. Poi prendo il mio pennello 239 o un qualsiasi pennello piatto da ombretto e vado a prendere il terzo colore della quinta riga, questo qui. Lo applico sulla prima parte della palpebra. Poi sempre con lo stesso pennello vado a prendere il terzo colore della settima riga, cioè questo qui, questo, e lo metto al centro della mia palpebra. Passiamo il pennello un po' zigzagando così tra i due colori in modo da mischiarli per bene, per fare un effetto sfumato. Poi ancora con lo stesso pennello vado a prendere questo colore qui, cioè il terzo dell'ultima riga in basso, mischiandolo con un pizzichino di nero e vado ad applicarlo alla fine della palpebra, nell'ultimo pezzettino rimasto. Lo porto leggermente verso l'alto, verso la piega dell'occhio. A questo punto prendo il 224, ho un pennello comunque con le setole belle soffici da sfumatura e sfumo il colore scuro verso i colori più chiari. Poi prendo il 222, mischio assieme questi due colori qui. E vado ad applicare il colore ottenuto sopra la piega dell'occhio. Poi prendo un pennello penna, io uso il 219, con il primo rosa in alto, questo qui, e vado ad applicarlo sulla linea inferiore delle ciglia. Poi prendo un altro pennello a penna, ne uso uno della Coastal Sands, e vado a prendere questo colore qui, che è un bianco matte, lo stendo all'interno dell'occhio, vicino al condotto lacrimale. Prendo un pennello da highlighter, questo è il 227, sempre con lo stesso bianco matte. Lo stendo sotto il sopracciglio. A questo punto passo l'eyeliner, ne uso uno verde scuro, questo è in gel della CK. Vedete, un verde scuro brillantinato. Lo prendo con il mio pennello angolato della Sephora e lo stendo sulla parte sopra delle mie ciglia. Parto da metà portandolo in fuori. E poi lo collego con la prima parte dell'occhio. All'interno dell'occhio metto una matita nera, questa è sempre la solita Feline, che ormai è quasi invisibile. Pieghiamo le ciglia. E poi applico un mascara nero, questo è un sample della Urban Decay, si chiama Skyscraper. Ne applico un pochino anche sotto. Anche dall'altra parte che mi sono dimenticata. Ok, con gli occhi abbiamo finito. Ok, passiamo al blush. Ne uso uno della Benefit che si chiama Throb. È un rosa molto chiaro con qualche brillantino. Sorrido e lo stendo sugli zigomi.
portandolo su fino alle tempie, fino all'attaccatura dei capelli e lo sfumiamo qui. E il blush l'ho applicato con il 129. Poi faccio un po' di contouring e uso un blush che è il Spring Shine, è un blush d'ombre, quelli usciti con l'ultima collezione primaverile della MAC. Uso la parte più scura, anzi la parte al centro. Adesso farò una faccia un po' comica, però va applicato così. Vedete che compare una linea, ovviamente non la lascerò così, la sfumerò, ma giusto per farvi vedere, vedete, che va a scolpire, a dare l'effetto scolpito sugli zigomi. E poi lo sfumo con il mio capocchino, questo è il 182. Poi per le labbra uso il Patisserie, che è un rosa non troppo chiaro ma neanche troppo scuro. Questo rossetto ha già qualche piccolo brillantino ma non si vede molto, quindi per dargli un effetto un po' più primaverile, un po' più fresco, acceso, vado ad applicare questo che è un Dazzle Gloss e si chiama Like Venus e la applico soltanto al centro delle labbra. Ok ragazzi, niente, il trucco è finito, spero tanto che vi piaccia, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!